Questo è un centesimo e in un solo giorno lo trasformeremo in 1000 euro. Con qualunque sfida possibile. E partiamo dal Duomo così come l'ultima volta. Perché una giraffa non si gira mai? Che se gira qua? Ha funzionato adesso. Vi faccio ridere un euro? Se vi faccio ridere un euro? Poi riso però. Dai, te lo do. Guarda, sei fortunato tu. Grazie mille. Bottino. Faccio una battuta, se devi dire un euro. Ok, vai. Perché una giraffa non si gira mai? Che se gira qua, proprio? Cosa fanno 8 cani in un commone? Canotto, bro. Questo è esperto, le sai tutte. Distrutto. È stato chiaro fin dall'inizio che da solo non ce l'avrei mai fatta. 3 euro in mezz'ora, ecco. Ci siamo quindi divisi in più team sparsi per Milano con un solo obiettivo: fare soldi. Andremo a fare Squid Game in giro. Ho questo cartellone, ho preparato questi due cartoncini. Loro decideranno quanti soldi dare. Se vinceranno loro li darò il doppio, altrimenti mi daranno i soldi che mi hanno detto. Ma mettiamo quello rosso per terra, okay. Vai, inizi tu. La crepa qual era però? Se nessuno dei due riusciva in 10 tentativi, Giusa aveva automaticamente vinto. Secondo me è una truffa e non funziona. Niente ragazzi. Sto andando a fare le consegne perché sto aiutando Monte per fargli fare un po' più di soldi per questo video. Ma sto morendo di freddo perché c'è un vento assurdo. Quindi penso che mi farò questa consegna e dopo prenderò la macchina. Sto con i miei compagni. Sto aspettando che tocca a me. Questo cliente mi ha chiesto il gelato e sto qui a prenderlo. Eccoci qua, ho preso il gelato. Dobbiamo fare un po' di soldi. Bam. Andiamoci a fare un giretto. Potete accettare questa sfida? No, grazie. Niente. No. Sto proprio la feccia dell'umanità. La vera legge del marketing è non arrendersi mai. Figa. L'accetta? Non l'ho fatto ridere. No, accettate. Sono andato da 10 persone e anche uno ha accettato. Milano è la rappresentazione della grande depressione. Faccio ridere un euro? Faticoso ridicolizzarsi però. Se ti faccio ridere un euro. Andiamo. Vuoi venire a lavorare con noi? Così ti fai veramente una risata. Se posso, magari. Vai, inizia tu, dai. C'eri quasi. Dai che ce la fai, conto su di te. Vai. Un tentativo è andato. Mi devo mettere il cervello. Faccio schifo. Oh! Bello, ti è piaciuto? Sono i coreani, posso niente, fare. No, sì. Grande, grazie mille. Vedete le persone stanno a Dubai, hanno iniziato così. Ok, cosa fanno 8 cani in un gommone? Anche no. Niente, manco uno. Per pietà gliel'hanno dato. Accetta, signore? No, sto qui, me la sento al 100%. Sono l'ufficio, sono la Ah. Hey, raga, bella per voi, ho preso la macchina così farò le consegne più veloci e sto al caldo. Ecco, una cosa che non avevo considerato era il traffico. Guardate, cioè sto fermo, traffico, autobus, macchine. Forse ci mettevo veramente meno tempo a piedi, Che bello, raga, sono riuscito proprio a trovare parcheggio sotto casa di questo. Ma perché impegnarsi così tanto per una challenge così stupida? Per i soldi? No. Per superare il mio acerrimo nemico, il Pulcino Pio, che ha tantissimi iscritti, dobbiamo superarlo, iscrivetevi, forza. Inizia tu, vai. C'è il vento, vola. Meglio se vola. Bello, mi è piaciuto. Allora ti do un consiglio. Per farlo girare comunque lo devi beccare. Fate il pubblico, fate il pubblico. Carichi? No. No. Grazie ragazzi. Signore accetta? Assolutamente no. Signore accettate? Ragazzi sono completamente abbandonato. Avevo distrutto un uomo completamente. Questo è stato per il mio ego distruttivo. Ma è qui che si riconoscono i veri imprenditori. Chi non molla, chi come lui stesso ha detto, non arrendersi mai. Mai mollare. Signori. Pure i piccioni l'hanno attaccato. Ma era pronto a continuare. Accettate. Oh, quasi Ultimo tentativo per te. Inizia tu. Bene, adesso mi dai 100 euro per sta cosa. Non ce l'ho. Oh, raga, ho appena trovato sta bici, dai, magari lascio la macchina e prendo questa. Sto facendo l'ultima consegna, poi ha fatto buio, quindi tornerò a casa. Ho fatto fare a monte circa 23 euro, però meglio di niente. Spero che con questo potrò aiutarlo. E in bocca al lupo, Monte, fai che i miei sforzi non siano stati vani. Ma è impossibile. Non ti faccio ridere solo a guardarmi. Se non rido me lo dai tu l'euro. Va bene. Vengono anche loro. E in English this is what it says. Era tutto in mano a quella battuta. What do you call a dinosaur with one eye? Do you think he saw us? Oh! Ce l'aveva fatta finalmente e quindi l'euro era suo. Would you give me a euro because you left? No, no. I'll take that as a no. Come hanno potuto fare questo? Se volete una serie da un centesimo a 10.000 euro, scrivetelo. Stavolta io mi espatrio dal gioco. Ma quelli te l'hanno due. Io sono per lui, nel senso, se lui perde i soldi te li do io. Oh! Dai. Grande Jacopo. Grande Jacopo! Perlomeno c'era chi credeva nella causa. Un signore entra in un caffè. Splash. Non è una cosa che fa estremamente ridere.
fa ridere. Non per niente? No, no. Guarda, te lo do per pietà. Salvato in calcio d'angolo proprio. No, ragazzi, in 2 ore e mezza abbiamo fatto questa cifra. Un po' misera. Adesso, mentre gli altri continuano a fare questo, noi andiamo in qualche negozio dell'usato a comprare oggetti e rivenderli. Eccolo qui. Ciao. Solo donna. Questa era soltanto donna, quindi vediamo anche quello da uomo. Anche qui la sfida non era facile, dovevamo trovare oggetti che senza problemi saremmo poi riusciti a rivendere online. Bravo. 73 euro su primo, non è male. M DHL, andiamo a rubare i pacchi fuori dalle porte. Oh. Abbiamo un Philip Lane, cioè abbiamo bianca e questo colore qua che non so che colore sia. Ma non vedo il prezzo. È gratis. Ah. Anche secondo me la vendi questa cosa. Non è possibile. Se vuoi la prendete, la prendo io a 50. Ah. E guadagnato 8 euro. Guardate in tutta la costa, sono che tutto c'ha un costo. Questa non è male, eh. La crepa qui. Vabbè, questo chi lo sa. Stavamo anche per prendere un portacarte di Dior. Giulia, ritardo, puoi attaccare adesivo, lo puoi attaccare nella retro del cellulare. Ma la scelta finale. Ma questi fatti, pronti a rivendere. Abbiamo preso la felpa della disclaimer e l'hockey jersey di Supreme. Gran affare qua. Grande affare. Ve lo dico, gran mi affare. Mi è piaciuto. Abbiamo anche qua. Allora, una bella cintura borchiata. Un omino Kenny Guerriero. Lo senti? Io sento profumo d'affare qua. Questo era molto piccolo ma pieno di perle. Labirinto quasi. Molto carino. Abbiamo adocchiato una giacca niente male, ma. Quindi quella giacca l'hai fatta tu. Quelli non sono in vendita. Poi tutte le cose in vendita della mia linea sono sullo stand davanti. Poi la svolta. Vendevano vestiti al peso. Comprate questi pantaloni dell'Adidas Vintage, 7 euro. Io l'ho detto che sentivo profumo d'affari. Eravamo soddisfatti. Sì, stavamo in negativo, però ancora per poco. Nello scorso video simile i The Borderlands si sono presi a schiaffi a vicenda per 1 euro e hanno fatto un botto. Quindi ci proveremo anche noi. Oggi prendo un po' di pizze. Vai vai vai. Dopo questa giornata distruttiva mancava pochissimo tempo per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Sono iscritto a Fiverr, un sito dove te puoi dare le tue prestazioni per quello che puoi fare in cambio di soldi. Io ho messo miniature per i video e edit di foto. Me ne sono arrivati ben 3. Questo è il totale. Mi sono fermato un attimo, non ce la facevo più. Ho inserito su eBay gli annunci e i vestiti che abbiamo comprato. Questa è la felpa Supreme, gli altri sono ancora in approvazione. Si trovano online a più o meno 250 euro, perché sono un po' rare. Per essere giusti, l'ho messa a 125. Pantaloni Adidas, non li ho trovati online. Ho visto che la media di un pantalone Adidas è sui 50 euro. Li ho messi a 25. Felpa Disclaimer, trovato online a 96 euro, nuova. Io l'ho messa a 48, la metà. Mi sembra giusto. Visto che probabilmente entro oggi nessuno li comprerà, io le do per buone come vendute. I prezzi sono buoni, molto più bassi di come si trovano online, quindi scusate, non so come fare se no. Non ce la faccio più, ma ho finito. Alla fine sono 6, ho fatto un po' di sconti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Per 6 rispetto ai prezzi che avevo messo avrei dovuto prendere molti più soldi, ma per avere i soldi subito l'ho fatto. Volevamo giocare al casino, ma mi devono approvare i documenti. Niente, l'idea era quella di raddoppiare i soldi fino ad arrivare a 1000. Ma vabbè, questo è il risultato, io sono abbastanza soddisfatto. Scrivete se volete una serie in cui arriviamo fino a 10.000.